Alessandro Della Penna è retail manager qui a Cantine Ferrari, qui a Ravina di Trento, e con lui entriamo, camminando in maniera virtuale naturalmente, nel percorso del bello e del buono. Cos'è questo percorso? Per noi il percorso del bello e del buono è un'esperienza emozionale e culturale che si sviluppa, che parte dalle nostre cantine, quindi un visitatore viene a scoprire la storia e la cultura che porta alla creazione delle bollicine Trento Doc. Il percorso si sviluppa dalla cantina, quindi facciamo visitare l'intera area e si passerà attraverso oltre 20 milioni di bottiglie, fino a vedere proprio anche il processo produttivo. Poi si passa alla seconda tappa, chiamiamola così, che è l'esperienza in Locanda Margon. Locanda Margon è il nostro ristorante stellato Michelin, e dove Edoardo Fumagalli, in carica da luglio dell'anno scorso, sviluppa le sue creazioni e, seguito da tutto lo staff, regala veramente un'esperienza unica in cui i piatti creati da Edoardo si abbinano alle bollicine Trento Doc e ai prodotti del gruppo Lunelli. L'ultima tappa è, secondo me, forse quella quasi più affascinante, perché si va a visitare Villa Margon. Villa Margon è una villa storica del Cinquecento che è immersa nei vigneti di Chardonnay e di Pino Nero delle nostre colline, e regala veramente un'emozione pazzesca, perché gli affreschi del Cinquecento, che sono assolutamente intatti, raccontano proprio la storia di una villa meravigliosa e di un'epoca meravigliosa. Locanda Margon è il regno di Edoardo Fumagalli, chef stellato appunto qui a Locanda Margon, nell'ambito del percorso Il Bello e il Buono. Allora, Edoardo, cosa significa il bello? Il buono magari ce lo possiamo immaginare, ma cosa significa il bello abbinato al buono in cucina qui a Locanda Margon? Beh, intanto buongiorno a tutti. Il bello e il buono, a tutti gli effetti, credo che coincidano. Quindi la bellezza rientra molto nel tutto l'ambito ristorativo e soprattutto in quello che è poi la creazione di un piatto, ecco. Bellezza che è sinonimo di bontà e qualità. Sapori, assolutamente. Il nostro focus è ovviamente su creare delle emozioni al cliente attraverso il piatto, e quindi da qui parte lo studio appunto della bontà, del sapore e della bellezza del piatto. Gruppo Lunelli, lavorare in gruppo è importante, com'è il tuo gruppo? Il mio gruppo è un gruppo sicuramente che ha tanta voglia di farsi scoprire e che ha questa missione appunto di trasferire tutte le nostre emozioni attraverso questa professione. Ecco, noi siamo quasi in chiusura della puntata di questa settimana, La Fabbrica del Futuro. Solletichiamo un po' il palato, le papille gustative che ci sta guardando. Cosa hai preparato quest'oggi? Cosa sta bollendo in cucina? Oggi stiamo preparando un risotto con un estratto di erbe e una riduzione di Ferrari Perlé. Quindi abbiamo questa concentrazione di sapori derivata appunto dall'estrazione del succo di tante erbe, quindi tante erbe aromatiche, che andranno a mantecare questo risotto, che andrà terminato con questo velo di salsa ricavata dalla riduzione di Ferrari per le rosé. Allora, noi ringraziamo Edoardo Fumagalli, chef stellato qui a Locanda Margon, e naturalmente chiudiamo la puntata lasciandovi con l'acquolina in bocca.